Ciao! Se stai guardando questo video, probabilmente sei un ragazzo o una ragazza in fuga dal tuo paese, appena arrivato in Italia, senza familiari o parenti. Potresti essere confuso e avere delle domande. Ecco perché ci sono un paio di cose che devi sapere. Se non vuoi o non puoi tornare nel tuo paese, potrai chiedere protezione in Italia ed essere accolto in un centro di accoglienza per minori. Lì troverai aiuto e risposte alle tue domande, anche grazie ad un mediatore culturale. Il diritto a vivere insieme ai tuoi familiari è un tuo diritto umano, specialmente per i minorenni come te che in questo momento si trovano senza familiari vicino. Sai che esiste una legge che ti permette di chiedere di essere ricongiunto con un tuo familiare o parente che già vive in Europa? Adesso vorremmo spiegartela nel dettaglio. Se hai meno di 18 anni e sei in Italia da sola o da solo, ma vuoi ricongiungerti con un tuo familiare o parente in un altro stato europeo, puoi farlo tramite una procedura legale sicura e gratuita, chiamata Procedura Dublino. Puoi chiedere di essere ricongiunto con i tuoi genitori, fratelli o sorelle, zii e zie, o nonni e nonne che vivono regolarmente in uno degli stati europei. Se hai un familiare in uno di questi paesi e vuoi vivere con loro, è importante che tu lo dica appena possibile alla polizia, al tuo tutore, agli operatori del centro, all'assistente sociale o alle organizzazioni che lavorano a tutela dei minori. Loro sapranno sicuramente darti più informazioni e aiutarti a fare richiesta di ricongiungimento anche attivando il nostro progetto che si chiama EFRIS e che ha già aiutato altri ragazzi come te a ricongiungersi con la propria famiglia. La domanda di ricongiungimento deve essere avviata entro un periodo di tempo molto breve. È importante quindi che tu esprima questo tuo desiderio il prima possibile e che non ti allontani dal centro di accoglienza. Non appena ci comunicherai di volerti ricongiungere con il tuo familiare, ci attiveremo per aiutarti. Per prima cosa verrà preso un appuntamento in questura per registrare la tua richiesta di asilo. Poi è importante che tu ci fornisca più informazioni possibili sul tuo parente e stato di residenza. Ed insieme potremo raccogliere tutta la documentazione necessaria per dimostrare che siete parenti. Con l'aiuto di un mediatore che parla la tua lingua, non verrai lasciato solo. E ti chiederemo sempre il tuo consenso. Tu potrai aiutarci raccogliendo fin da subito qualsiasi documento che provi che siete parenti, come documenti, foto e telefonate. Non preoccuparti, se invece non riesci ad avere questa documentazione, possiamo aiutare anche il tuo parente a raccoglierla per te. La procedura può essere un po' lunga, ma in ogni caso tu potrai rimanere nel centro di accoglienza, frequentare tutte le attività quotidiane e chiederci aggiornamenti sulla procedura. Anche se ci vorrà un po' di tempo, ricorda, questa è una procedura legale, sicura e gratuita. Potrai viaggiare legalmente e senza aver paura. E se durante la procedura diventi maggiorenne, nessun problema. La tua richiesta di ricongiungimento andrà avanti. Abbiamo detto molte cose e tu potrai avere qualche domanda. Potrai scriverci o chiedere al tuo operatore di contattarci.